adesso, Luca. Non so se noi siamo proprio belli, ma di certo c'è che oggi pomeriggio il sole ha scelto di regalarci un po' del suo calore. Benvenuti a tutti da Fabio Caressa e Luca Marcheggiani, ancora una volta insieme per raccontarvi i più e i meno di un'altra partita di calcio, che magari per alcuni di voi sarà il modo migliore per terminare un l'autopranzo, ma speriamo che lo spettacolo vi tenga svegli e non vi spinga invece a schiacciare un pisolino. E questa è una struttura di poco superlativa, una cornice perfetta per partite come queste. Hai già idea di chi si metterà in luce oggi, Luca? Lorenzo Insigne, un talento davvero straordinario. Lui è il vero regista offensivo della sua squadra. È devastante come esterno d'attacco, ma può giocare anche come seconda punta, sfruttando la sua imprevedibilità sulla tre quarti. È difficile darti torto, queste sono le partite in cui si esalta. Tutto pronto, la sfida può avere inizio. Luca, secondo te chi può fare la differenza oggi? Lorenzo Insigne, un talento davvero straordinario. Lui è il vero regista offensivo della sua squadra. È devastante come esterno d'attacco. Ci prova di testa, va rapido sulla respinta. La palla oltrepassa la linea di porta. Il portiere non è riuscito a bloccare e allontanare questa palla e l'autore del gol non si è lasciato sfuggire l'occasione. Questo è quell'intuito che ti fa capire prima dove finirà il pallone. È una dote fondamentale in area di rigore. Hanno trovato subito il gol del vantaggio. E adesso avranno più spazi. C'è il lancio lungo. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. La mette in avanti. Pallone lungo, ma la precisione lascia davvero a desiderare. Usai. C'è la palla lunga, in avanti. Vuole la profondità. Mertens. Si libera alla grande. Occasione da rete, la sfera entra in porta, subito il raddoppio, ha letto benissimo la situazione, depositato il pallone in rete. Gli hanno concesso troppo spazio e lui si è preso tutto il tempo per prendere la mira e buttarla dentro. Sembra aver imboccato una direzione precisa dopo il secondo gol. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Zielinski. Il Napoli non sta perdonando niente agli avversari, riguarda dall'alto delle due reti di vantaggio. Reca. Simi costringe l'avversario al fallo. Occhio alla conclusione.
Ci è arrivato lui, si è messo sulla traiettoria quando sembrava gol fatto. Eroico. Prova a verticalizzare. Zielinski. Insigne. Arriva Mertens. Scatta verso il pallone. Sulla fascia, è libero. Un intervento impeccabile. Grande movimento nello spazio. Mette la palla dentro. Cerca l'uomo là davanti. Era un tentativo apprezzabile, non ha trovato l'uomo però. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Ottima giocata. Ha calciato forte. Mertens. Lorenzo Insigne riconquista la palla. Calcio di punizione per il Crotone. Cerca di far avanzare i suoi con un pallone interessante. L'avversario ha avuto la meglio. Ben Ali, bel pallone. Prova a giocarlo in avanti, ma non si è capito con il compagno qui. Zielinski ha già segnato due gol oggi. La gioca in profondità. La situazione si era davvero complicata, sono riusciti a metterci una pezza. Quando sei in inferiorità numerica devi essere deciso, non puoi pensarci troppo, non sono ammesse esitazioni. È stato veramente bravo e ha evitato un gol quasi certo. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Hanno già riconquistato palla. Buon lancio. Simi! Conclusione sul fondo. Un errore che a questi livelli di solito non si fa. Era lì, a due passi dal bersaglio. Zielinski. Politano riceve in posizione interessante. Scatta verso il pallone. Buon intervento difensivo. Spazza via prontamente. L'azione riprenderà con una rimessa laterale. Mostrano un buon controllo del gioco. Di Lorenzo. E passa. Simi. L'appoggia sulla fascia. Pallone lungo in verticale. È fuori gioco per lui. Lorenzo Insigne. Cerca spazio. Nello spazio cerca l'idea. Può provare. Ecco la rete. Vantaggio di 3 reti e potrebbe anche essere il gol della sicurezza. Situazioni come queste le sai sfruttare quando le prepari bene in allenamento. Sono passati da recupero a conclusione vincente in pochi secondi, con il risultato che abbiamo visto. A 0 dunque. Simi. Ottimo il fraseggio. Maximovic. Zielinski. Fabian Ruiz. Che tentativo. Grande l'intervento del portiere. Ha fatto bene a provarci qui. Lui da quella posizione sa essere molto pericoloso. Decide di sfruttare la fascia.
scatta verso il pallone. Ottimo dai e vai. Tocca verso il centro. Primo tempo che finisce qui. Tre lampi stanno decidendo questa gara dopo 45 minuti e la partita sembra avere già un padrone. Siamo solo a fine primo tempo, ma come ti piace dire, Fabio, hanno già messo la gara in ghiaccio. Non hanno avuto alcuna pietà delle debolezze degli avversari. Il Napoli ha le mani sulla partita dopo 45 minuti intensi e tre gol in dote con cui iniziare la seconda frazione. Prime fasi della ripresa già in corso. Qui cercherà il tiro. Tiro davvero da dimenticare. Si è mosso bene, ma quando sembrava fatta ha sbagliato. Usai. Ecco che provano dall'altra parte. Prova a giocarla in profondità. Da lì può segnare. Va al tiro. È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Un contropiede molto ben gestito, ma la conclusione è stata deludente. Di Lorenzo. Maximovic. Manolas. Scatta verso il pallone. Pedro Pereira. Ha spazio per affondare. Ben Ali. A sinistra con il passaggio. Bella apertura. Politano. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Allarga il gioco a destra. Tocco preciso. Il Napoli deve ringraziare l'errore dei propri avversari lanciato in contropiede. Ma non ho ben capito cosa sia successo. Sembra che abbia sbagliato il controllo mettendo la palla fuori. Era un'ottima occasione. Agli avversari di sicuro non dispiace che sia sfumata così. Il quarto uomo mostra il tabellone luminoso con i numeri di chi sale e di chi scende. Rivière dovrà far sentire la sua presenza nella metà campo avversaria. Ci mette una pezza. Ha spaventato la difesa, sì, ma non si può fare sempre tutto da soli. C'erano buone opzioni di passaggio. Cerca il traversone. Mi sembra che abbia... Chance! Grande risposta di Kordaz. Aveva colpito bene, era un buon tiro questo. Sì, valeva la pena provarci, anche se segnare da lì non è semplice. Fabian Ruiz ferma l'azione in modo falloso. Si ripartirà con un calcio di punizione per gli avversari. Attenzione, cartellino rosso. Dubbi, quanti dubbi su questa espulsione. Ora dovranno giocare il resto della gara 10. Ultimi controlli a bordo campo, passaggio di consegne tra chi sale in cattedra e chi va sotto la doccia. Ormai hanno la vittoria in tasca, fanno bene a concedere qualche minuto a un giovane come lui per fargli accumulare esperienza. Pallone sulla traversa! Ha mancato il bersaglio. Strano che abbia provato la conclusione in porta da quella distanza. Il Crotone ha optato subito per un altro cambio. Attenzioni indesiderate e marcatura uomo. Vita dura per i fuoriclasse offensivi. La scelta è giusta, ma dovevano pensarci prima, secondo me. Si sono resi conto troppo tardi che forse qualcuno qui meritava delle attenzioni particolari. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Provano a ripartire da dietro. Scodella in avanti. Fabian Ruiz. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Il Napoli potrebbe anche tirare remi in barca ed evitare inutili rischi. La qualificazione sembra cosa fatta. Può tentare la conclusione. Sono protagonisti di un dominio incontrastato.
era proprio sul filo del fuorigioco, ma è riuscito a scattare oltre l'ultimo difensore con un tempismo perfetto. Bravissimo lui e bravo l'allenatore che l'ha messo in campo. Effettivamente ha ripagato il mister della fiducia che gli ha dato mandandolo in campo. Risultato ormai assolutamente impossibile da ribaltare. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. E trova il compagno. Scodella il cross. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Lungo passaggio in avanti. Opportunità di ripartire. Alza la palla in profondità verso un compagno. Libera tempestivamente. Calcio di punizione per il Napoli. Davvero nessun problema per il portiere. Era troppo lontano per poter impensierire seriamente il portiere. Il guardaline ha alzato la bandierina, fuori gioco. Sembrano aver eretto un muro in difesa. E trova bene il compagno. Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. Pedro Pereira prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. E passa! C'è il cross. Di Lorenzo si spinge in avanti sulla destra. Tenta! Grande risposta di Cordaz. Ottimo intervento del portiere. Era proprio lì, davanti alla porta, ma ha buttato via l'occasione. E sulla palla i compagni aspettano il traversone. Avversari forse un po' troppo prevedibili, ma la difesa non... Occhio al tiro! Grappolo! È ben posizionato e spazia via la palla. Benali cerca la fondo sulla sinistra. Fabian Ruiz. Usai cerca di pescare il compagno col filtrante. Ecco un'occasione di contropiede. Lorenzo Insigne prova a spingere sulla corsia di sinistra. Scatta verso il pallone. È libero di creare pericolo. Lorenzo Insigne. Ecco il tiro. È attento e allontana Sens. Cerca il tiro. Il pallone è uscito sulla sinistra. C'era movimento in panchina, finalmente vediamo chi ha scelto di far entrare il mister. L'arbitro ha comunicato 4 minuti di recupero al quarto uomo. Colpisce! Provano a partire in velocità. Attenzione, siamo in zona pericolosa. Prova a tirare!
Lorenzo Insigne è pronto, batterà tra poco il calcio d'angolo. Occhio al tiro, palla che esce di poco e arriva il triplice fischio dell'arbitro. Molte cose positive oggi, direi, soprattutto lo straordinario momento degli attaccanti. Ci aiuti a capire meglio che partita è stata quella di oggi, Luca? Il Napoli era più forte sulla carta, lo sapevamo già, ma l'ha confermato anche sul campo, fin dalle battute iniziali. Ha vinto la squadra che se lo meritava, non c'è altro da aggiungere.